Benvenuto. Noi abbiamo fatto un incontro l'altra volta, in occasione dello sciopero nazionale che è stato svolto, e parlammo di alcuni temi. Da allora un po' di traversie politiche noi le abbiamo attraversate, come immagino voi sappiate, però anche se non ho in questa fase l'assessore, ho coordinato e presieduto direttamente la riunione con i dirigenti scolastici rispetto a due dei temi che mi avete, o meglio rispetto a un tema che mi avete sollevato, che è quello del caro libri. Non so se avete letto le giornali la notizia. Peraltro ce l'ho anche sulla pagina del comune. In sostanza è emerso che cosa rispetto al tema del caro libri, che c'è questa prassi che francamente giudico poco corretta di prevedere libri consigliati nelle scuole, che sostanzialmente diventa poi il modo per far entrare dei libri in più rispetto al tetto di spesa ministeriale. E francamente oggi ci sono 10.000 modi per approfondire gli argomenti. Il primo ovviamente è l'uso di internet, della rete, che è a disposizione di tutti, per cui insomma questo fatto delle letture consigliate effettivamente è un modo un po' surrettizio per gravare ancora di più le famiglie. Per cui ho scritto una nota che ora vedo di procurarvela, anzi non di farlo, ed è sostanzialmente Liliana su questa mi ha mandato il verbale della lettera che poi abbiamo mandato ai dirigenti scolastici. Matteo, dovrebbe essere sulla mia posta, marco.gardi. Vuoi dare un'occhiata se me la trovi, che voglio dare alle ragazze? Dicevo, ho sollevato questo problema e ho anche chiesto ai dirigenti scolastici nei consigli di classe, nei consigli di istituto, di adottare forme di autoregolamentazione rispetto alla faccenda che si adottano ogni anno testi nuovi, magari anche soltanto con due pagine in più, per consentire all'editore insomma di vendere libri nuovi e andare contro il riuso dei testi e il mercato dell'usato, che è comunque un modo per venire incontro alle famiglie, chiedendo in particolare che quando ciò accade quelle lezioni integrative si integrino con altri strumenti e non attraverso l'acquisto del testo nuovo. Ovviamente ho anche, come dire, un po' minacciato Federica che ci sarà una vigilanza specifica sull'utilizzo di nuove edizioni con integrazioni minime, proprio per dirgli che c'è chi li controlla e che non sono completamente lasciati a loro stessi. Sì, parla anche di quello. E abbiamo mandato questa cosa e ho dato mandato agli uffici di fare questo screening, di chiedere loro tutti i programmi, tutti i libri di testo, di fare uno screening preciso da questo punto di vista. Però se da questo punto di vista anche come studenti mi date una mano nel senso di individuare i testi, le nuove edizioni di testi dove c'è veramente questa pagina in più, queste due pagine in più soltanto per vendere i testi nuovi, in modo da poter fare uno screening a tappeto e denunciare questo approccio, io sono disponibile a farlo su questo fronte. Sì, no, ma noi siamo d'accordo che chiaramente i libri di testo non vanno cambiati, perché sennò voglio dire, si perde qualsiasi senso di un eventuale investimento di un comodato d'uso dei libri, perché chiaramente poi ogni anno si tratta di ricambiare. Ogni anno per una pagina, alla fine il ragazzo non lo sa. Certo, e su questo siamo d'accordo. Però cioè, noi ci chiediamo, rispetto a questa cosa, rispetto a questo disagio che c'è, detto anche l'arretramento dei fondi per il comodato d'uso, ma rispetto a questa cosa il comune può o non può fare qualcosa? Cioè, noi abbiamo una serie di proposte che potrebbero essere interessanti. Ad esempio, secondo noi, visto che a noi sta anche molto a cuore, ad esempio, il problema della biblioteca, che secondo noi non è pensabile che sia aperta quelle poche ore al giorno, che nessuno ne possa usufruire. La biblioteca comunale. Esatto.
Ad esempio, rispetto a questa cosa si potrebbe pensare, sempre se questa è una che riguarda la competenza del comune, istituire ad esempio una sala all'interno della quale il comune si preoccupa di istituire, di andare a disporre tutta una serie di testi messi a disposizione, testi adottati all'interno delle scuole, in modo che ad esempio si prevede che 5 testi per classe, 5 testi per gruppo di studenti che usufruiscono di quel testo all'interno delle scuole siano disponibili all'interno della biblioteca comunale in modo da poterne usufruire per coloro per i quali il reddito Ragazzi, con la risulta. fantasia possiamo correre tutti e Per questo noi immaginare chiediamo, siamo qui a capire il comune cosa ovviamente, effettivamente può e fare. ovviamente la biblioteca è già una struttura aperta, molto frequentata, c'è stato un incremento negli ultimi anni Sì, significativo però è aperta di in studenti. orari Non prevalenti. ci sono gli Il studenti. Il comune ha anche provveduto all'apertura della Mediateca Cittadina, che ha anche la possibilità di accedere ai libri della biblioteca. E molti studenti abbiamo dato molto significativo anche di accesso per lo studio nella mediateca, che è aperta, come sapete, fino a Sì, anche su questo mezzanotte. qua, quando abbiamo fatto il corteo, noi abbiamo espresso una posizione, cioè noi abbiamo detto che secondo noi non può essere quello il posto dove un ragazzo va a studiare, perché uno è un bar, non è una mediateca, non è un luogo di studio. Insomma, il bar sta giù, ci sono sale sopra per Eh sì, studiare, però voglio quindi c'è dire, accesso l'ambiente essendo unico, sono a pagamento, non, no? cioè come lei ben No, vai a sa... studiare, puoi andare quando vuoi. No, Se sì, vuoi, ma se vuoi il comunque... bar, se vuoi prendere un caffè, te lo paghi. Sì, no, ma è così, però voglio dire... Poi anche l'ambiente è vero che è unico, però fino a una certa ora, fino alle 7, fino alle 8, problemi di movimento non ce ne sono. Tant'è vero che è molto frequentata, Non so, ragazzi. io personalmente, magari altri si trovano meglio, io personalmente non riesco a studiare, La ci ho provato qualche accessibilità. volta. Gli orari che voi vorreste un prolungamento della biblioteca, quali sono? Perché su Per questo dobbiamo accelerare. questa cosa magari, se è possibile, ci proponiamo anche di fare, sempre se è disponibile, un nuovo incontro per fare una proposta più concreta Anche sulla su questione questo, biblioteca. sulla possibilità di prolungare un impatto della biblioteca, possiamo trovare un accordo, insomma, si può trovare una soluzione. Fortunato, sono che sia un'idea più Ma non teorica sono che studente, pratica. quindi Come sono non io sono che la studente? maggior Tanti sono parte studenti che vanno in biblioteca. la mattina. E la mattina sono studenti di L'apertura scuola, si fa il il pomeriggio per pomeriggio. 2 ore. 2 ore lo studente non riesce a studiare. Cioè, Di cioè lato che è iniziato. sono 2 ore, sono 2 giorni a settimana, ogni giorno 2 ore. Lo studente arriva e poi se ne va. Il semplice motivo che 2 ore non è che si riesce a studiare. Vediamo, tenete conto Va che il bene, comunque. comune ha problemi abbastanza seri dal punto di vista anche del governo del personale, con tutti i tagli che ci stanno, quindi è Certo, e possibile noi per immaginare questo. un implemento, magari anziché 2 ore, 3 ore, 2 giorni che si aprono, immaginare che si apra tutti i giorni probabilmente poi grava troppo sulle nostre. Ma noi per questo Però lo vorremmo. vogliamo verificare, insomma. Però vorrei chiedervi di questa cosa, di capire bene se c'è effettivamente un'esigenza, nel senso che se voi pensate che dai ragazzi venga una richiesta forte di prolungare l'orario d'apertura della biblioteca, Questo già l'abbiamo fatto, cioè il faremo la 90% delle verifica. scuole di Cava vuole che la biblioteca sia aperta e non possono andare a studiare, che la maggior parte degli studenti di Cava devono andare in un bar per poter fare invece una consumazione, quindi c'è Gli universitari l'evento. studiano a casa, gli universitari non hanno un luogo dove poter andare a studiare Cioè non c'è un motivo di studio. se non andare all'università. Vabbè, ma su questa cosa spero avremo modo poi anche di fissare un No, altro io incontro. ovviamente faccio una verifica, mi segno queste esigenze e verifichiamo. Quindi prolungamento. Però ecco, tornando invece al problema del comodato d'uso, in pratica il comune non è in grado di intervenire economicamente per supportare chi non ce la fa. Il comune che sta a mettere in bilancio tutti gli anni, credo, non voglio essere preciso perché non voglio dare dati sbagliati, io ricordo 50.000 euro, che sono già soldi per noi molto pesanti, però voglio un attimo verificare perché voglio dare dei dati precisi. Aspetta un momento. Antonino? Liliana, vieni un po', chiami un attimo Assunta al telefono.
ed è rispetto a questi eventuali 50.000 euro che c'è un ritardo nello stanziamento dei fondi di cui parlavamo l'altra volta per il comodato d'uso, o questi sono già stati approvati? Sono stati approvati nel bilancio a settembre, quelli che hanno ritardato sono stati quelli della regione. Perfetto. Magari facciamo i propri dirigenti, così vi può dare un quadro preciso. A proposito di questi soldi, io sono stato al liceo fino all'anno scorso, quest'anno sto all'università. Di questi 50.000 euro se ne buttano una buona metà, nel senso che no, il problema del comodato d'uso, che il reddito richiesto non è che è basso, è monoreddito, e quindi essere monoreddito significa che è successa una disgrazia in famiglia, o è proprio nessuno, cioè, oppure, cioè, nel senso che quelli là che hanno un reddito basso non possono accedere a questo servizio. Quindi fare una modifica, nel senso che chi ha bisogno da questo reddito qui in giù. Tenete conto sul dato, che noi possiamo fare tutte le modifiche. No, perché sicuramente sono... sì, salve. I soldi che ci sono, salve. Signor Sindaco, salve. Quelli. Salve. Tieni conto che nonostante i tagli statali, che sono l'ordine di decine di milioni di euro che i comuni hanno subito, noi abbiamo complessivamente aumentato la spesa sociale di 2 milioni di euro all'anno. E non so l'anno prossimo che succederà, perché i tagli che stiamo subendo, l'anno prossimo si parla di un altro taglio di 3 milioni di euro. Sono pochi, dico che questi libri rimangono negli scaffali perché non sono accessibili. In che senso? Nel senso che per avere magari questo comodato d'uso, uno studente deve firmare questa cosa, deve presentare il modulo ESEE in cui è richiesto un monoreddito. Mentre tutti quelli là che magari non superano i 10.000 euro non possono accedere. Quindi bisognerebbe fare questa cosa. Un attimo, infatti se... Andiamo un attimo con il dirigente, perché sono aspetti più tecnici che ovviamente si devono fare. No, perché se c'era, per esempio, la biblioteca a scuola nostra, erano pieni scaffali di libri. Fammela salire, Assunta, perché sono aspetti tecnici che non conosco. Sì. E quindi diciamo informatizzare un po' di più questa richiesta e dire chi ne ha bisogno, chi ha un reddito basso può accedervi. Cioè tu sostieni che i libri ci sono ma che non vengono dati. Non vengono dati tutti, altrimenti non si lamenterebbero i ragazzi. Assunta. Salve. Abbi pazienza, ragazzi, stiamo parlando con loro, potete prendere una sedia, state così. I ragazzi lamentano questa situazione dei libri di testo che rispetto ai limiti di reddito. Pare che soltanto i monoreddito possono accedere a questi. A questo pagamento da parte del comune di Budapest? No, a parte il fatto che voi siete superiori, sì. E quindi noi diamo il contributo se l'abbiamo nella regione, perché l'obbligo di fornitura gratuita dei libri c'è solo per le cedole librarie. Noi mettiamo 54.000 euro, quelli sono sulla cedola librarie, solo le elementari. Soltanto le elementari, insomma. Ma loro, sono pagate a tutti quelli lì? Tutti indistintamente dal reddito, perché solo è quella, secondo la legge, quella sarebbe la fascia per cui noi siamo obbligati. Poi interveniamo. Noi poi paghiamo lo cellulare pure a chi guadagna 100.000 euro. A tutti, perché deve, senso sono? È la legge che lo prevede. Sì. È la norma che lo prevede. Per le superiori noi abbiamo dato un primo e secondo, comunque ancora obbligo scolastico. Quando ci pervengono i fondi dalla regione diamo il contributo buono libri. Terza, quarta e quinta abbiamo invece il comodato d'uso con le scuole, quando arrivano sempre i fondi dalla regione. Quindi le scuole hanno una loro biblioteca a cui si può attingere per prendere i libri di testo. E c'è il comodato. Questa è l'altra cosa che purtroppo non funziona. Ecco. Non funziona. Cioè, per esempio, perché non funziona? Le altre scuole non c'è. Cioè le altre scuole non ce l'hanno, però per esempio non ce l'hanno, però bisogna avere un reddito ESEE non basso, ma proprio quasi inesistente. Ma per i quindi le classi medio basse e basse non riescono. I limiti reddituali non è che siano proprio bassi. No, invece sì, perché ci sono scaffali pieni che con libri che non vengono usati. E ma perché la scuola lo scrive? Cioè noi se la scuola ci dice... Allora, invece... Allora, il discorso è questo, noi comodamo l'abbiamo fatto con le scuole,
proprio per garantire innanzitutto voi, nel senso che così evitano pure di cambiare in continuazione i libri di testo. Sì. E questa era la cosa fondamentale, perché pure la regione per le terze, quarte e quinte privilegia il comunato. Noi l'abbiamo fatto dall'inizio il comunato, proprio per evitare questo fenomeno di cambio di libri in continuazione, perché la scuola tiene la sua biblioteca con tutti i libri incomodati da dare ai ragazzi. Li dà a voi e poi li comunica. Questo è il ragionamento di fondo. Sì, sì, questo accade. Però l'anno scorso l'ultimo contributo che abbiamo avuto alla regione è stato di 60.000 euro e abbiamo fornito poi ulteriori libri. Poi la scuola, quando gli viene incomodata, a noi comunica che il libro che tiene, perché poi i ragazzi lo restituiscono a scuola e quindi dovrebbero rigirare questi libri. Quindi a voi viene fatta una comunicazione che quello studente ha ricevuto quel libro. Quindi a voi vi risultano queste comunicazioni, quindi questi testi vi risultano assegnati. Certo, perciò sto dicendo, il comodato dovrebbe funzionare. Ma se non ce la fanno, questo io non me lo so di pure, perché risorse non ce ne stanno in questo momento per dare fondi per il comodato, perché quelli ce li dà la regione. Cioè, in questo momento non ce ne stanno, no. C'è un ritardo o non arriveranno proprio? No, credo che ci sia un ritardo. Abbiamo avuto nel 2011 di risorse, figurate. Quindi c'è un elementare. C'è un ritardo anche per questi, però no. Per le prime e seconde. Sì, per le medie sì, per le medie e per le superiori prima e seconda. Sì, stanno nei buoni libri, ma stanno prendendo 2011. Comunque vorrei darvi una lettura velocemente di questa parte dell'incontro che abbiamo fatto. Oh, sì. Poi quello fatto anche assunta di una proposta non lo so di te. Proprio si passa poi a discutere la situazione del caro libro, no? Di chi è il signor Fidio, lo stesso è stato più volte coinvolto dalle famiglie che hanno le problematiche che hanno aumentato soprattutto l'acquisto a volte necessario i testi consigliati dai docenti l'ultima grave spesa. Le nuove edizioni dei libri di testo non favoriscono la già disagevole condizione delle famiglie che hanno sempre più difficoltà già nel suo acquisto di testi scolastici rientranti nel tetto di spesa presso la mia. Fatta salva l'autonomia didattica, occorre che consigli l'istituto regolarmente nel tema, cercando di non incidere sulla economia familiare e evitare la pretesa di acquisto dei testi consigliati. Il contenimento della spesa può essere previsto soprattutto per i testi consigliati da materiale alternativo, così come previsto dalla circolare minore del 9/2014. Infatti, il Collegio dei Docenti può adottare con delibera formali libri di testo oppure strumenti alternativi in coerenza con il POF e risparmio in dubbio, ma ad oggi senza decollare. Occorre pertanto stabilire insieme ai consigli e con la collaborazione dei dirigenti scolastici un codice di autoregolamentazione che stabilisca il mantenimento della spesa massima stabilita per legge nonché l'eliminazione di libri di testo consigliati usando materiale alternativo. Si parla poi del passaggio al libro online che è difficile da superare in quanto la dematerializzazione del libro non è ben vista soprattutto ai casi editrici. Il sindaco, mettendo in evidenza l'approccio etico della problematica, afferma comunque che vigilerà in prima persona con lo studio degli uffici competenti affinché il fenomeno dei libri consigliati venga eliminato e denuncerà pubblicamente eventuali sforamenti al tetto di spesa che è stato visto. Non ci siamo impegnati a fare questo monitoraggio rispetto ai libri di testo consigliato, perché è un modo per eludere il tetto di spesa. Vabbè, questo è stato l'incontro, diciamo che si è chiesto anche a loro, quando è emerso nel verbale, poi abbiamo anche chiesto il codice della regolamentazione rispetto all'adozione dei nuovi testi quando ci sono poche pagine da fare. E anche su questo credo che soprattutto voi che li vedete potete fare facilmente il confronto con le edizioni precedenti e segnalarci quando c'è l'adozione di una nuova edizione per due pagine, per una pagina, in modo che noi queste cose puntualmente le andiamo a denunciare. Se iniziamo a farlo così, quando vengono gli editori a scuola, no, si rivolgono ai professori. Ragazzi, è chiaro. Perché dobbiamo fare? È chiaro, sono evidenti anche le ragioni. Quello che ci diciamo, di tante persone intelligenti. Però se voi vedete i libri di testi adottati con una pagina in più, con due pagine in più, segnalato la comunione, se poi siamo noi a chiamarcene e a fare storie su questo fronte. Nel senso che è un tipo di approccio che si è sempre fatto, ma che oggi è diventato intollerabile perché le condizioni delle famiglie ovviamente sono molto peggiorate. Per cui è necessario che ci sia qualcuno che ponga un freno a queste manovre che uno cerca di fare ma non vanno più fatte. Insomma. Allora, da questo punto di vista, voi che li vivete la problematica, penso che avete più facilità a segnalarcelo. Per cui fate stesso voi il confronto, quando c'è una nuova edizione, tanto di più in biblioteca ci sono, andate a vedere se la differenza tra la nuova e la vecchia edizione, se fosse veramente una pagina ce la segnalate. Certo, la fotocopia non è possibile fare, ma quella pagina in più si può fare pure facendo la ricerchina su internet e non rompendo i coglioni con la nuova edizione. Okay? Quindi su questo diamoci la mano operativamente. Invece i ragazzi mi chiedono un po' sulla faccenda, e questo vuol dire
rende anche più facile, quando c'è la produzione dei libri incomodato, l'utilizzo del libro incomodato, perché se si limita il fenomeno della nuova edizione, una volta che si compra i libri magari posso pure durare qualche anno. Che hanno detto rispetto a questa cosa? Che cosa? Che c'è un rinnovo sfrenato del, hanno detto che cercheranno di porre rimedio, però noi abbiamo detto a nostra volta che ci accorderemo. Per questo vi dico, fateci voi. Il problema è questo, quando noi facciamo notare qualcosa è in consiglio d'istituto, è in corte. Gli stessi presidi subito sono venuti qui da voi. Non tutti, per la verità, anzi mi sono un po' incazzato per questo, perché parecchi hanno mandato delegati. Cioè, sì. E di fatto riconosciuti come uno della nota è stato, vigilerà e denuncerà pubblicamente. Cioè non li ho trattati bene, peraltro proprio perché non sono stati molto corretti, perché molti dei prestiti non sono venuti all'invito del sindaco. E poi fate come esempio questa cosa, perché non è possibile che gli studenti ci riconoscono. Noi vogliamo più che far presente queste cose, cominciare a fare un'operazione sistematica di denuncia se sono vanno. Perché se lo facciamo anche noi con voi, acquista chiaramente una dimensione diversa, ma non perché voi non avete peso, però voglio dire. Però perché è normale che magari si dà più credito se un'amministrazione scende in campo con il peso istituzionale che ha, anziché... Certo, però se noi nel frattempo potreste comunque farlo presente questa cosa. Però io che posso dire, io date più a più scolti di studenti, è un po' ridicolo queste cose. Cioè fateci, fate voi in democrazia, le vostre battaglie, coinvolgeteci e noi vi diamo la mano. Io che sono, quello che abbiamo già fatto operativamente. E in merito alle biblioteche all'interno della scuola? Sulla biblioteca, la prima cosa che loro chiedevano assunta era la possibilità di un prolungamento dell'orario per la biblioteca, soprattutto il pomeriggio, perché i ragazzi che studiano ovviamente hanno il problema che la mattina vanno a scuola e il pomeriggio è aperto soltanto due volte. Non potremmo rivedere un po' l'orario, magari prevedendo piuttosto l'apertura pomeridiana e non mattutina, che mattutina è soprattutto per i ragazzi, per i grandi. Il problema è che tra l'altro, se non sbaglio, è dalle 9 alle 12, cioè 3 ore la mattina. E 4 e mezza, 6 e mezza. Oh. In alcuni giorni. Sono rimasto di famiglie. Il problema è che noi potrebbero comunque devono fare pure attività, non siete solo voi, c'è pure altra gente che va, ma neanche quelli. Il discorso è che li dovremmo alternare su turni eventualmente. Però ti posso dire una cosa, finché voglio dire, quando è solo il profilo del bibliotecario che deve svolgere anche l'attività del affiancamento degli studenti, eccetera, quello può anche essere limitato nel tempo, ma loro credo che abbiano molti l'esigenza proprio di un luogo fisico per studiare. Sapete quello che mi dicono molti ragazzi che riescono ad andare a studiare nel bar, eccetera, perché chi ha problemi a casa, o anche lo spazio fisico per studiare, possono accadersi così. Allora, a questi fini. Probabilmente basterebbe anche l'applicazione qualche uscita in più, no? Se ci ragioniamo un po' e prevediamo il modo, possiamo prevedere che presso il librario e per altre attività ci sono delle fasce orarie, ma che l'apertura della biblioteca possa essere prolungata. E per fare questo ci vediamo con Francesco Sorrentino e verifichiamo dove abbiamo una presenza di uscire in più e ci disponiamo. Perché ci vuole comunque un po' di personale. Lo capisco, certo. Lo capisco. Però dico, guardando nell'ente dove c'è un personale un po' in eccesso, da che parte ci sta, potremmo potenziare un po' e allargare i turni, non per le attività, diciamo, tipiche della biblioteca, presso il bibliotecario, particolari ricerche, ma proprio per consentire l'apertura della sala, una maggiore fruibilità, controllo. Per una maggiore fruibilità, semplicemente. Anche in sala deve stare. Per ridurre i costi, non si potrebbe far sì che ci siano i volontari del servizio civile? No, ci deve stare sempre qualcuno di purtroppo questo comune. Non è possibile, però non sarebbe la fine del mondo, perché noi un po' di usceri in solo numero, riteniamo, invece manco di figure intermedie, ma usceri... Se stanno senza niente da fare, cioè, giusto una cosa... Se stanno senza niente da fare, qua nessuno sta senza niente da fare. Però, mancano. Però questo possiamo ragionarci. Cioè, e vediamo un attimo. E l'ipotesi invece è assunta che l'apertura si è sbalzata piuttosto al pomeriggio anziché la mattina. E comunque è chiaro che la mattina c'è un certo pubblico, il pomeriggio si amplia la possibilità di fare. Sarebbe bello vedere gli studenti.
anche gli studenti. Anche, però dico, se noi ragionassimo sulla possibilità di cambiare l'orario di servizio proprio e prevedere un maggior turno pomeridiano anziché in mattino, effetti la proposta migliore poi magari per niente attuabile sarebbe fare un orario continuato anche per gli universitari. Ma per piano piano, ragazzi, non facciamo una rotina. Per questo sì. In questo momento in biblioteca teniamo 3 persone che fanno sia la parte amministrativa, fanno la catalogazione, fanno l'assistenza, fanno tutto. Ho avuto modo di parlare. Quindi questo è il problema. Lo so, ma ho avuto modo di parlare. Ah, ma anche questo discorso, sì. Anche qui risponde a plurime esigenze dell'ente che abbiamo soddisfare. Però se il problema è solo la possibilità di studio e non anche la consulenza, probabilmente bastano anche figure non particolarmente qualificate per l'apertura e la chiusura, eccetera. Io credo che questa tipologia di figure la riusciamo a reperire. Facciamo basta, mettiamo personale da te su uno giù, uno su, che nell'esame ci noi diamoci. Noi vorremmo avere anche noi modo di riflettere su quale potrebbe essere una proposta sostenibile. Noi iniziamo a ragionare sulla vostra esigenza e a capire che possibilità abbiamo dal punto di vista materiale, diciamo, di organizzazione del personale per darvi una mano. Certo, no? Di conto, con Francesco vediamo, e poi ci ragioniamo. Ovviamente credo che sia anche possibile, lo dico come dire di massima, credo sia anche possibile fare un ragionamento sull'organizzazione della giornata lavorativa degli attuali dipendenti della biblioteca. Esatto. Per cui magari prevedere qualche chiusura mattutina e qualche apertura pomeridiana più. Già questo potrebbe anche favorire la possibilità dei ragazzi di presentare la biblioteca dello studio. Comunque su questo tema ci facciamo una riunione specifica, io, te e Francesco Sorrentino, e magari ci facciamo venire pure Teresa alla biblioteca e ragioniamo un po' su questo. Voi quante persone pensate che possano concentrarsi là? Siamo tre scuole di cava, almeno. No, dobbiamo razionalizzare. Non so se riesco a. No, io dico lo spazio, se volete studiare. Vabbè, ma lì ci sta a posto, non è mai pieno. No, dico. Dico come potrebbe andare bene pure la sala conferenze alla fine. Sì, se si allestisce in maniera comoda. Mettere pure il tavolo, perché là deve stare solo io. Se si allestisce in maniera comoda. Diventa complicato, perché tu vorresti limitare la... No, io mi pongo il problema che se apriamo sopra, c'è troppa utenza a fronte dello spazio su proprio dove c'è la sala di consultazione. Ma sopra io non credo che sia messo pieno di... No, non penso neanche io, perché ci sono un paio di piani. Però cioè, noi teniamo adesso in considerazione la cosa. Se iniziamo questa attività, perché ci dobbiamo preoccupare di questo? Cominciamo a riempire i posti. Poi quando ce ne mancano, torniamo. Quando c'è bisogno, si vede, insomma. Però cominciamo a tener conto che c'è una richiesta di spazi per lo studio. No? Questo mi sembra, oltre al fatto che si può anche ragionare eventualmente per questo tipo di esigenza su altre ipotesi di altri luoghi pubblici che si possono eventualmente aprire. Va bene, su questa Prendete cosa allora... per dirne una che penso che potrà essere di interesse, io ho chiesto al dirigente del settore patrimonio di fare una delibera che porterò nelle prossime settimane, con la quale si attribuisce l'intero club universitario al Forum dei Giovani. Sì, sono anche nel direttivo del Forum. Perché questo? Perché il club universitario è sempre stato un luogo è nato come luogo delle politiche giovanili, poi di fatto col tempo si è trasformato insomma in un luogo, per modo di dire, ma che soprattutto accoglieva adulti. E allora, perché non ha molto senso questo, peraltro noi abbiamo una ventina di più o meno, qualcosa in meno, ma di centri anziani sul territorio, ma un luogo fisico per le politiche giovanili dove i giovani si possono incontrare in realtà non esiste. Allora l'idea è darlo al Forum dei Giovani, che è comunque una realtà istituzionale del comune, in modo che possa diventare veramente la casa dei ragazzi, anche perché che un ragazzo la sera che magari abita a Sant'Anna può andare anche a frequentare la struttura, poi più un pullman pure alle 11 e se arriva a casa non è la fine del mondo. Un anziano ovviamente non è che più il pullman alle 11, quindi è giusto che siano queste strutture per anziani delocalizzate sul territorio, e invece le strutture per la politica giovanile può essere anche una più grande, e lì potrebbe rispondere molto a questa esigenza. Io farò una delibera, tenete conto che ad ottobre scade il mandato scade il
il contratto del, del club universitario Cavese, quindi farò già la delibera che a decorrere in ottobre, e questo può essere anche un luogo, diciamo, come soprattutto il pomeriggio, dove potete organizzare, perché lì c'è un salone molto grande, quindi anche per lo studio potrebbe essere utile. Comunque su questo aspetto possiamo ragionarci, anche eventualmente su altri luoghi ci facciamo un po' una riflessione rispetto a, agli spazi pubblici che possono consentire un punto di incontro per lo studio, eccetera. Certo, però se noi nel frattempo potreste comunque farlo presente questa cosa. Però io che posso dire, io date più a più scuole di studenti, un po' ridicolo queste cose. Cioè, fateci, fate voi, sulle vostre battaglie, coinvolgeteci e noi vi diamo la mano. Io questo è davvero quello, cioè quello che abbiamo già fatto operativamente. E in merito alle biblioteche all'interno della scuola? Sulla biblioteca, la prima cosa che loro chiedevano assolutamente era la possibilità di un prolungamento dell'orario per la biblioteca, soprattutto il pomeriggio, perché i ragazzi che studiano ovviamente hanno il problema che la mattina vanno a scuola e il pomeriggio aperto soltanto due volte. Non potremmo rivedere un po' l'orario, magari prevedendo piuttosto l'apertura pomeridiana e non mattutina, che mattutina è soprattutto per i ragazzi, per i grandi. Il problema è che tra l'altro, se non sbaglio, è dalle 9 alle 12, cioè 3 ore la mattina. E 4 e mezza, 6 e mezza. Oh. In alcuni giorni. Sono rimasto ci fanno i tempi. Lo so, il problema è che noi comunque devono fare una attività, non siete solo voi, c'è pure altra gente che va, ma neanche quelli. Il discorso è che li dovremmo alternare su turni eventualmente. Però ti posso dire una cosa, finché voglio dire, quando è solo il profilo del, del bibliotecario che deve svolgere anche l'attività di affiancamento degli studenti, eccetera, quello può anche essere limitato nel tempo, ma loro credo che abbiano molti l'esigenza proprio di un luogo fisico per studiare. Tanto è vero che mi dicono molti ragazzi che riescono ad andare a studiare nel bar, eccetera, perché chi ha un problema a casa, o anche lo spazio fisico per studiare, possono accadersi così. Allora, a questi fini. Probabilmente basterebbe anche l'applicazione qualche uscita in più, no? Se ci ragioniamo un po' e prevediamo il modo, possiamo prevedere che per il presso librario e per altre attività ci sono delle fasce orarie, ma che l'apertura della biblioteca possa essere prolungata. E per fare questo ci vediamo con Francesco Sorrentino e verifichiamo dove abbiamo una presenza di uscita in più e ci poniamo. Sì, perché ci vuole comunque un po' di personale. Lo capisco, certo. Lo capisco. Però dico, guardando nell'ente dove c'è un personale un po' in eccesso, da che parte ci sta, potremmo potenziarlo un po' e allargare i turni, non per le attività, diciamo, tipiche della biblioteca, presso il bibliotecario, particolari ricerche, ma proprio per consentire l'apertura della, della sala, per lo studio con il controllo. Per una maggiore fruibilità, semplicemente. Compagni, perché un sala deve stare. Per ridurre i costi, non si potrebbe far sì che ci siano i volontari del servizio civile? No, ci deve stare sempre qualcuno di... Purtroppo questo non è possibile, però non sarebbe la fine del mondo, perché noi un po' di usceri in solo a numero, riteniamo, qui c'è anche le figure intermedie, ma usceri... Se stanno senza niente da fare, cioè, giusto, non è che stanno senza niente da fare, qua nessuno sta senza niente da fare. Se vogliamo, però questo possiamo ragionarci, cioè, e vediamo un attimo. E l'ipotesi invece è assunta che l'apertura sia sbalzata piuttosto al pomeriggio anziché la mattina, quindi comunque è chiaro che la mattina c'è un certo pubblico, il pomeriggio si amplia la possibilità di fare. Sarebbe bello vedere gli studenti, anche gli studenti. Anche, però dico, se noi ragionassimo sulla possibilità di cambiare l'orario di servizio proprio e prevedere un maggior turno pomeridiano anziché la mattina. In effetti la proposta migliore poi magari per niente attuabile sarebbe fare un orario continuato anche per gli universitari. Sì, ma piano piano ragazzi, non facciamo la ragione. Per questo sì. In questo momento in biblioteca teniamo tre persone che fanno sia la parte amministrativa, fanno la catalogazione, fanno l'assistenza, fanno tutto. Ho avuto modo di parlare. Quindi questo è il problema. Lo so, ma ho avuto modo di parlare. Ah, però anche questo discorso, vuol dire, anche qui risponde a plurime esigenze dell'ente che abbiamo soddisfatto. Però se il problema è solo la possibilità di studio e non anche la consulenza, probabilmente bastano anche figure non particolarmente qualificate per l'apertura e la chiusura, eccetera. Io credo che questa tipologia di figure
la riusciamo a reperire. Vabbè, facciamo basta, mettiamo noi... personale da te su, uno giù, uno su, che nell'esame ci viene stato. Noi diamoci... Noi vorremmo avere anche noi modo di riflettere su quale potrebbe essere una proposta noi, sostenibile. Noi iniziamo a ragionare sulla vostra esigenza e a capire che possibilità abbiamo dal punto di vista materiale, diciamo, di organizzazione del personale, per darvi una mano. Certo, no? Di contro, con Francesco e vediamo... E poi ci ragioniamo. Ovviamente credo che sia anche possibile, lo dico come dire di massima, credo sia anche possibile fare un ragionamento sull'organizzazione della giornata lavorativa degli attuali dipendenti della biblioteca. Esatto. Per cui magari prevedere qualche chiusura mattutina e qualche apertura pomeridiana più. Già questo potrebbe anche favorire la possibilità dei ragazzi di presentare la biblioteca dello studio. Comunque su questo tema ci facciamo una riunione specifica, io, te e Francesco Sorrentino, e magari ci facciamo venire pure Teresa alla biblioteca e ragioniamo un po' su questo. Voi quante persone pensate che possano concentrarsi là? Siamo tutte le scuole di cava, almeno. No, perché poi le dobbiamo razionalizzare. Non so se riesco. No, io dico lo spazio, se volete studiare. Vabbè, ma lì ci sta a posto, non è mai pieno. No, dico. Dico pure potrebbe andare bene pure la sala conferenze alla fine. Sì, se si allestisce in maniera. Ma devi mettere pure il tavolo, perché là deve stare solo. Dico, se si allestisce in maniera congrua. Ovviamente è complicato. Perché tu vorresti limitare la. No, io mi pongo il problema che se apriamo sopra, c'è troppa utenza a fronte dello spazio su proprio dove sta la sala di. Ma sopra io non credo che sia mai stato pieno di. No, non penso neanche perché ci sono un paio di piani. Però cioè, noi teniamo adesso in considerazione la cosa. Se iniziamo questa attività. Perché ci dobbiamo preoccupare di questo? Cominciamo a tempi di posti che fissati. Poi quando ce ne mancano torniamo. Quando c'è questo bisogno si vede, insomma. Però cominciamo a tener conto che c'è una richiesta di spazi per lo studio. No? Questo mi sembra, oltre al fatto che si può anche ragionare eventualmente per questo tipo di esigenza su altre ipotesi di altri luoghi pubblici che si possono eventualmente aprire. Va bene, su questa cosa allora... per dirne una che penso che potrà essere di interesse, io ho chiesto al dirigente del settore patrimonio di fare una delibera che porterò nelle prossime settimane, con la quale si attribuisce l'intero club universitario al forum dei giovani. Sì, sono anche nel direttivo del forum. Quindi... perché questo? Perché il club universitario è sempre stato un luogo, diciamo, è nato come luogo delle politiche giovanili, poi di fatto col tempo si è trasformato insomma in un luogo, per modo di dire, ma che soprattutto accoglieva adulti. E allora, perché non ha molto senso questo, peraltro noi abbiamo una ventina di più o meno, qualcosa in meno, ma di centri anziani sul territorio, ma un luogo fisico per le politiche giovanili dove i giovani si possono incontrare in realtà non esiste. Allora l'idea è darlo al forum dei giovani, che è comunque una realtà istituzionale del comune, in modo che possa diventare veramente la casa dei ragazzi, anche perché che un ragazzo la sera che magari abita a Sant'Anna può andare anche a frequentare la struttura, poi pigli un pullman pure alle 11 e se entra a casa, non è la fine del mondo. Un anziano ovviamente non è che pigli il pullman alle 11, quindi è giusto che siano queste strutture per anziani delocalizzate sul territorio, e invece le strutture per la politica giovanile può essere neanche una più grande. E lì potrebbe rispondere molto a questa esigenza. Io farò una delibera, tenete conto che ad ottobre scade il mandato, scade il contratto del club universitario Cavese, quindi farò già la delibera che a decorrere in ottobre, e questo può essere anche un luogo, diciamo, dove soprattutto il pomeriggio dove potete organizzare, perché lì c'è un salone molto grande, quindi anche per lo studio potrebbe essere utile. Comunque su questo aspetto possiamo ragionarci, anche eventualmente su altri luoghi ci facciamo un po' una riflessione rispetto agli spazi luoghi che possono consentire un punto di incontro per lo studio, eccetera. Non li riconosciamo solo quelli legati alla vita. Vabbè, quindi questo per quanto riguarda... Rispetto a Caro Libri, io direi, rimaniamo all'intesa, che quando voi sapete che c'è una nuova edizione che comporta, è una piccola cosa ma potrebbe essere significativa, che in realtà non comporta uno stravolgimento del testo ma solo piccole aggiunte, ce lo segnalate e noi andiamo a parlare con i presi, con i professori, se nel caso facciamo dichiarazioni pubbliche e mettiamo in difficoltà. Se ne parla l'anno prossimo. Eh? Penso.
No, potete farlo subito, perché anche se è qualcosa che già esiste, devono cominciare a sapere che si fanno male su questa cosa. Lo lascio come promemoria così. Invece il problema della biblioteca ci riaggiorniamo. Io credo di avere già un vostro riferimento, se mi date un forse già qualche altro. Forse sì, forse lasciamo il mio numero. Sui trasporti invece avete avuto modo di capire che cosa succede? Sì. Allora, abbiamo fatto una lista, diciamo una scheda tecnica di tutte le scuole, sì. Solo che appunto come diceva il mio amico Fabio c'è stata questa repressione da parte dello scientifico e la preside. L'altra volta quando ci siamo messi noi? Che data? 10 è sempre il 10 di ottobre. 10 ottobre. Scusa, 10 ottobre? Sì. Venerdì 10 ottobre. Venerdì 10. Vabbè, vediamo oggi. No, non avevo fissato un appuntamento del 10 ottobre. Vediamo 10 ottobre. Sì, sì, va bene. Sì. Allora, oggi invece è 10 novembre, poi quando io tengo Adriano di nuovo. Me ne faccio assunta, senti. Arrivo con 10 minuti di ritardo, va bene? Fare il punto sulla base. Ok, grazie. Quando facciamo il 10 di dicembre. Vabbè, sì. Facciamo così. Che è un mercoledì allora. 10 dicembre alle 17 sempre. Va bene a voi? 10 dicembre alle 17, ci siamo, un altro gioco che vede. Come con il corso della città forse un po' diverso, il mercoledì, sì, è presto. Allora, ecco il problema della facoltà. Noi abbiamo fatto un po' la statistica di tutte le scuole, questo no. Allora, sì. Solo che c'è stata da parte della presa dello scientifico un blocco, nel senso che non ci ha permesso di fare questo, non si sa il motivo. Questo metodo. Però per le altre scuole l'avete fatto? Sì, per le altre scuole l'abbiamo fatto. E... è così drammatica la situazione, eh? Sì, queste però sono cioè, manca in ragioneria che la facciamo verbalmente, la scheda non ce l'abbiamo qui e diciamo c'è il problema che solamente come gli altri, il 4 e il 9 da persone che venivano da Siano, da Vietri e da Rocca Piemonte. È problematico. Sì, e okay. Poi dice poi la scheda tutto sia per il disagio, ad esempio non so, il pire non si ferma, il ritardo, può essere una cosa stupida, però poi giustamente si entra o alla seconda ora e quindi si perde una direzione, oppure si fa poco tardi, alle due ore, alle due ore, quindi si perde. Io vi faccio sapere anche su questa cosa. C'è l'orario, quindi la linea. Dove sulla situazione della SITA invece noi aspettavamo una provocazione dal governatore che non c'è dato. Avevo chiesto insieme col collega di Lucera Inferiore, se volete fare una su questa cosa una marcia su Napoli. Io sono disponibile, festiamo l'appuntamento e ci facciamo 40 km a piedi. Lo dico, per i disagi piuttosto no, abbiamo un'altra camminata su questa cosa da mano, perché effettivamente credo che non ci sia stato sul fronte SITA nessun miglioramento sostanziale. Forse diciamo lo sciopero non è finito. A prescindere dalla questione dei lavoratori che adesso hanno momentaneamente interrotto lo sciopero, probabilmente riprenderà, però. È già un annetto che la situazione è in tracollo totale, cioè in ogni caso quanto anche adesso nonostante le stesse più o meno ripristinata la fruibilità, cioè le corse sono poche e non sono fruibili. Ci potrebbero anche problemi su determinate fasce orarie, questo è il problema principale. Cioè è ovvio che alle 7 del mattino. La questione, posso intervenire, siccome sono un pendolare che quotidianamente viaggia, ma io non è che viaggia a Napoli quotidianamente, prende la SITA diciamo, ogni giorno. La questione della SITA è una questione complicatissima, come ce ne parlammo nella precedente riunione, e lei anche viene a conoscenza, diciamo per instaurare un dialogo, ma anche con il semplice lavoro della SITA, per farti diciamo, capire le dinamiche che si svolgono all'interno di questa. Di queste, non, loro purtroppo non prendono una posizione. Nel senso, non, lo so che non tocca a loro come, diciamo, come autisti, come diciamo, non tocca a loro. I vertici della, diciamo,
dell'azienda, non so, lasciano, cioè non si riesce a fare nulla, non si riesce a fare, perché pure che parli con loro dicono, ma loro non ci pagano gli stipendi e mi creano il disagio a me che sono un lavoro, e loro hanno ragione perché hanno ricevuto lo stipendio di settembre e quindi hanno fatto lo sciopero a singhiozzo per un determinato periodo, ma questo sciopero a singhiozzo non è stato ripristinato perché sono stati diciamo pagati gli stipendi agli arrivati di settembre. Però comunque la questione SITA è complicata, perché io non mi pure c'è un disagio enorme, perché ne sento la SITA non passano tutte le fasce, dove passa la prima fascia dovrebbe essere 7:10, poi 7:20 e poi diciamo 8:10, 9:30, 10:30, no, 9:30, 10:30, 11:30, mezzogiorno e mezza, e poi le fasce pomeridiane. Molte volte mi capita che devo andare a seguire la mattina, allora passa, magari voglio prendere il pullman delle 9:10, non ci sta, ci sta quello delle 8:10 e poi sta quello delle 11:30. Quindi a me le due corse di 10:30 sono costretto a partire alle 7:10, alcune volte anche quelle alle 7:10 non ci sta. Quindi mi sa brigare un disagio enorme per io per raggiungere Napoli, cioè a volte arrivare il treno in quel caso, ma anche sappiamo che il treno non lo posso raggiungere. Quindi molte volte siamo costretti noi a pariamo una macchina tra compagni, facciamo raggio di benzina, che purtroppo non tutti però se lo possono permettere, perché molti noi ragazzi come noi, io lavoro, altri non lavorano, quindi non si possono permettere ogni giorno di mettere una spesa della benzina, e questo è un disagio, perché pure per esempio oggi a tornare, sai che capita, aspettavo una cosa assurda, adesso io eravamo un pullman, una sola corsa per cava, il pullman super affollato, l'autista dice di chiamare i carabinieri e di fare sgomberare il pullman, ci fa scendere tutti una parte di Napoli dove non si poteva sostare, perché ci stanno le strisce pedonali e non si poteva sostare su queste strisce. Lui si sosta, dice scendete tutto quanto, in termini un po' qua, cioè, e ci fa scendere tutti quanti, chiama la polizia, il che noi diciamo, ma noi dobbiamo raggiungere Cava, detto, siamo stati 3/4 d'ora fermi davanti giù per terra senza partire il pullman, la polizia arriva dopo un altro quadro, arriva dopo un'ora, il che fa la polizia? Arriva, fa, e qual è il problema? Si chiama un'altra SITA e si suddividono, diciamo i passeggeri da una parte e dall'altra. Il fatto è che l'altra SITA che gli va a salire, c'era partita e partiva dopo un'altra ora, quindi noi abbiamo aspettato ancora di più e abbiamo raggiunto, siamo stati due fermi, siamo raggiunto così, ci hanno suddiviso, diciamo, i passeggeri e siamo ripartiti. E ho raggiunto Napoli, cioè ho raggiunto Cava dei Tirreni in serata tardissima, cioè tipo 2 ore e mezza di ritardo, si vengono a creare anche questi problemi, perché tutti quanti premono per entrare, c'era per esempio un signore, era l'unico che soffriva di attacchi di panico, all'interno là, allora bello e buono incominciare a strillare, a fare, in un contesto che stavamo tutti così, chi si era seduto per terra, e quindi sono, non lo so come si può, diciamo, cercare di instaurare un dialogo magari con l'azienda SITA, con, non mi ricordo adesso il nome preciso, non so se l'è stato citato già. Bisogna avere di parlare con la regione. Con la regione, penso che è l'unica soluzione. Ma questo è tutto il protocollo. Mi ha lasciato la bozza a me. Questo mi sopravvivere. Vabbè, sindaco, se non... Arrivederci, ragazzi. No, su questo fronte, diciamo, del trasporto, questo qui che mi ha lucrato, io chiederò un incontro con il CSTP per fare un pochino il punto su queste corse. Ovviamente, come dire, farò anche fare delle verifiche specifiche, certo, perché alcuni sono richiamati più o meno gli stessi, no? Cioè, qui sono persone che hanno fatto la segnalazione, quindi molte segnalazioni sono le stesse, le faccio fare una sintesi e cerchiamo di capire, giusto, vedere quante persone erano. Cercavo di dirti prima che ci dovrebbero stare più pullman in determinati fasci orari. Cioè è impossibile un solo pullman, perché molte ragazze, io non sono pendolare, abito a Cava, quindi non ho questi problemi, però molte ragazze, anche mie amiche, mi dicono che sono pieni e quindi non le fanno salire. Ed è questo il punto principale, che loro fanno tardi per questo, poi vabbè, le corse che saltano, e questo già si sa. Questo, ragazzi, tenete conto di un dato, lo dico per te. Per fortuna che abbiate almeno un'idea di quello che è accaduto sul tema dei trasporti pubblici. C'è stato un notevole dimensionamento del servizio di trasporto pubblico su Cava, perché prima la regione ci finanziava
molte più corse. Nonostante il ridimensionamento, il Comune di Cava ci ha messo quasi 200.000 euro in più all'anno che sta gravando sul nostro bilancio, e nonostante questi 200.000 euro in più c'è comunque stata una riduzione delle corse. Regionale è il Comune che ha avuto a sua volta i tagli grossi, ci ha messo pure 200.000 euro all'anno in più, cioè quindi è un po' complicato questo aspetto, rispetto al quale diciamo credo che noi dovremmo fare uno screening molto attento della condizione delle corse, sulla base di quello che voi avete segnalato. Io lo farò fare uno screening anche nei miei uffici, dopodiché cercheremo di fare degli aggiustamenti dove è veramente indispensabile, perché purtroppo la stagione in cui arrivavano i soldi dalla regione e il servizio era anche esorbitante rispetto alle esigenze, purtroppo è passato già da molti anni, non dico perché, ripeto, cioè il Comune ci ha messo dentro pure 200.000 euro in più, che per noi sono soldi pesanti. Per quanto riguarda invece le fasce orarie durante, diciamo, l'ora di pranzo, secondo me dovrebbero essere spostate, perché voi comunque non sapete i miei studenti a conosciamo, però per esempio la mia scuola esce all'una e il pullman sta all'una e 10, la gente non ce la fa prendere, deve prendere quello delle 2:30 e arrivano a casa alle 3:30. Queste cose qui, per esempio, quando mi sono state segnalate, ora che abbiamo cambiato gli orari delle scuole, molte... Tu che scuola fai? Sì. Alle 8:10, prima alle 8:15. Alle 8:15. Abbiamo cambiato gli orari della scuola, delle scuole, perché stiamo facendo un discorso di tempi della città, e quindi per evitare che nella stessa macro area ci siano entrate e uscite delle scuole contemporanee, perché quando sono entrate e uscite contemporanee molti genitori accompagnano i figli con la macchina, e quindi si crea il traffico, e questa è una cosa che ovviamente funziona come idea di massima, poi però quando la cali concretamente succede che poi i numerari non sempre funzionano con la scuola. Quelle che ci hanno indicato, noi abbiamo fatto delle richieste e già abbiamo corretto gli orari, però può darsi che ci sia qualche cosa che non va ancora, per cui fateci una segnalazione specifica rispetto agli orari. In genere 10 minuti sono sufficienti, perché spesso anche i presidi, quando è questione di far uscire alcune persone che lo prendono il pullman 5 minuti prima, danno l'abilitazione. C'è quello scientifico, io so, a me risulta che lo fanno stabilmente, un minimo di flessibilità per i ragazzi che devono prendere. Sì, anche al mio liceo, però ho dovuto, per esempio, proprio stamattina ho dovuto muovermi io con una professoressa perché non voleva fare questa cosa a due ragazze, quindi non tutti i professori la fanno, ci sono anche questi tipi di problemi che anche i professori dicono non devi rimanere perché sto finendo di spiegare, 5 minuti non ti cambiano la vita, a meno che abito in piazza, ma la mia amica che abita a Siamo, sì, io vado perché non ho la Napoli, sono stanco, fa due sangue a mangiare, va bene, grazie mille. Senti, io fammi, se puoi già dire una cosa, sì. Il 4 e 9, okay. Il 4 e 9, sì. Quindi sono quelli che generali, sì. Le ragazze che il 4 e 9 sono, non sono quelle su Cava, infatti, cioè non è facile intercettare queste, cioè incidere su corse che sono sovracomunali. Ci provo, però dico che non è facile. Comunque quali sono? È 4 e 9 che appunto l'orario di uscita non combacia bene, non si incastra bene con il nostro orario di uscita, cioè l'orario della prima della corsa non si incastra con il nostro. Ecco, voi uscite a che ora? E che ora passa il 4 e 9? Alle 13 noi usciamo. Voi uscite al liceo di Filippis, questo è. Sì. Noi usciamo alle 13 e il pullman passa alle 13:10. E poi passa direttamente alle 14:30. La possibilità, qui i professori non possono farsi, nel senso che se voi uscite alle 13 o non uscire alle 13:10 per prendere il pullman, sì, cioè piuttosto mi chiamo il dirigente scolastico, ve lo dico perché il 4 e il 9 che sono quelli sovracomunali non me lo spostano per diciamo. Allora se si fa una richiesta di dirigenti, se si può la scuola mia c'è questa cosa, se si fa una richiesta alberghiera, si fa una richiesta e possono uscire, devo fare un'autorizzazione stabile che devo uscire prima, i professori devono saperlo, però questa è per coscienza del dirigente scolastico, se non visto la coscienza di nazione, però quindi al De Filippi si bisogna dire che l'uscita bisogna consentire agli studenti di uscire alle alle 12:50, sì. Va bene, no? Sì.
12.50 per chi viene da dove? È appunto da, dall'anno, dalle 4 e 9, quindi che viene da Locale Montesiano. In merito a questa questione degli orari, allo scientifico abbiamo un problema diverso. Sempre per il discorso dell'ostruzionismo che ci stanno facendo adesso, non si può più entrare la seconda aula. E questo è un problema materiale, perché molti degli studenti, ovviamente per chi viene dalle frazioni, chi viene anche da fuori cala, arriva la mattina e ci richiedono che i genitori debbano accompagnare materialmente i figli davanti alla scuola per autorizzarli ad entrare. A parte il fatto che questa cosa contravviene il regolamento d'istituto. Perché non entra la seconda ora? Perché non c'è il trasporto per entrare la prima? Ovviamente. O perché è capitato? O perché capita? O perché Davide non capita il trasporto? Sì, ovviamente se capita, il trasporto c'è. Ovviamente, però io sto parlando delle persone che avvertono il disagio. Se io mi sveglio tardi questo, e abito in piazza, ovviamente questo no. No, le stavo parlando di un problema di trasporti. Non è il problema del ragazzo, è il problema del servizio pubblico. Il ragazzo non è che può far perdere la giornata di lavoro al genitore perché serve l'autorizzazione per entrare. E io sono lo scientifico. Esatto. È stato detto che questi ragazzi vogliono fare casino, cioè come hanno detto. Sì, ovviamente, dicendo che c'è chi se ne approfitta, è solo un espediente per poter entrare un'ora tardi, però materialmente il problema è quello che è. Quindi tra l'altro contravviene il regolamento d'istituto, non è passata manco la circolare, sia per questo che per il fatto delle telecamere. Noi per questo marchiamo molto sulla questione della repressione, perché non è normale. Tanti ragazzi vengono da fuori lo scientifico, magari 4 o 9, un momento per non adesso non li prendono perché sono pieni, sono costretti ad arrivare da mezz'ora di ritardo. Abbiamo parlato con delle ragazze di Siano, ci hanno detto che siccome i pullman che passano a un certo orario per arrivare a casa sono talmente stracolmi che devono prendere uno che passa intorno alle 7:20 per scendere da casa, a che ora si devono svegliare. Cioè parliamo pure di questo tipo di disagio, non è normale uno studente medico. Perché deve iniziare a far pendolare alle superiori, si deve svegliare alle 6. Inoltre sempre al liceo. Inoltre sempre al liceo è stato fatto. Ricordo l'esperienza dei miei zii all'inizio del secolo che andavano a piedi a Salerno tutti i giorni. Vabbè, capisco, però se fortunatamente ci sono i mezzi adesso. Fortunatamente, ma non ci stiamo rendendo conto di quello che sta accadendo. Cioè stiamo tornando indietro all'inizio. No, ve lo dico perché tanto poi alla fine. Non è una scusa, oppure tu stai là che fai. Obiettivamente le possibilità che abbiamo anche noi che siamo qua stanno precipitando in maniera drammatica. E io la cosa che vedo è che più si va avanti e non migliora la situazione. Sì, sì, ma noi siamo questo proprio per tenerci stretti quei pochi diritti che infatti, ci fanno. Non migliora la situazione. Per questo io sono terrorizzato di quello che potrà accadere ancora. Anche noi lo siamo, e non a caso siamo qui a provare a discuterne insieme. Però vogliamo provare a fare tutto per tenerci i pochi diritti che ancora ci fanno. Mo per farvi un esempio, i ragazzi sono riusciti a fare queste liste al liceo. Non è stato possibile. No, perché un professore 9, l'80% fa tardi. Per causa per colpa dei pullman. Ve lo dico io, andate. Cioè, questo è un casino. Perché voi. Allora ce l'abbiamo il dato, fornito la vita. Si invitano a partecipare a questi tavoli e non vengono. No, degli impegni istituzionali, vengono questi tenori. Poi cerchiamo di autoreferenziarci e di farlo noi e ci viene detto che no, ti stai perché tra l'altro è perdere tempo, perché noi lavoriamo attivamente per agevolare i ragazzi dentro la scuola e agevolare anche la scuola, quindi proprio non ci spieghiamo questo atteggiamento da parte dei dirigenti scolastici. Ma invece il signor sindaco per quanto riguarda la questione della stazione che il 1 novembre poi chiaramente è slittato. Non si sa. Questo dipende dalla fine dei lavori che stanno facendo a Salerno. Non si ha una nuova data, diciamo, anche fittizia. Io l'ho saputo il 20 novembre, così ormai ci siamo. Noi abbiamo anche una cosa. No, anche perché noi abbiamo anche un altro problema rispetto a questa cosa. Noi il 14 novembre scenderemo a Salerno per un corteo. Siamo tanti studenti. Noi non abbiamo modo di scendere.
nessuno si è assunto la responsabilità di questa cosa. Ora non so se rispetto a questa cosa poi sarà lui ad assumersi la responsabilità, saranno le province che non stanziano i fondi di trasporto, ma noi non abbiamo mezzi per scendere a fare questa cosa. Privatamente non vi dico che abbiamo anche provato ad intervenire, ma non ne siamo economicamente in grado, perché non è detto. No, non abbiamo anche chiamato il fumo, non è detto che un ragazzo debba pagare 3,50 euro per andare a fare un corteo, che è un suo diritto, oltretutto superando dei trasporti, che è un suo diritto, ma che non ci sia. Va bene ragazzi, allora mi pare di poter assumere che c'è, vi do un riscontro sulla, su questa segnalazione che ci avete fatto, farò nel frattempo una lettera al De Filippo, secondo me stato chiesto. Ho chiesto a voi di segnalarmi casi in cui ci sono state piccole modifiche in modo che poniamo ufficialmente il problema, facendo nomi e cognomi, fatemi nomi e cognomi anche dei professori che hanno portato i libri, perché dobbiamo responsabilizzarli, se no se pensano, no, che, perché, sono, cioè, se pensano che sono immuni da responsabilità continueranno a farlo i prossimi 100 anni. Invece bisogna dire Marco Galdi ha fatto questa cosa, chiedere al preside, dice chiedere con presidente. No, voi me lo dite a me e provvedo, io scrivo al, al dirigente chiedendo perché questa persona ha cambiato il libro di testo con una pagina in più. Quindi voi segnalatevi caso, ovviamente me li documentate. Posso dire una cosa per te? Sì. Se anche non cambiano solo le pagine, però magari cambia anche come scritto, ma il succo è quello, perché non possiamo tenerci un libro di una vecchia generazione? Cioè vi faccio un esempio, l'arte dell'antica Grecia, quella è quella rimane, non è che ce la possiamo inventare nel 2014, perché io non ho potuto usare un libro di un'altra generazione, ma ho dovuto comprare il testo nuovo, quando alla fine veramente quella è quella rimane, non la modifica né la professoressa né voi né. Allora, io da questo punto di vista, per pure da professore, qualche dubbio ce l'ho, nel senso che non è detto che un testo di altra generazione è sufficientemente adeguato alla formazione, perché magari nel frattempo. Io sto continuando a studiare su quello, mi sto trovando benissimo, anzi meglio. E le mie amiche si stanno facendo addirittura le fotocopie da me perché è molto più chiaro. È più chiaro. Sì. Quindi e tiene molto più figure. La, sai che c'è che entri abbastanza nel. Cioè, nell'opinabile a questo punto. Vabbè, certo. E a quel punto, e devo dire, non a caso, i giovani, cioè gli adulti che studiano comunque all'università, eccetera, il professore è tenuto a consigliare i testi, ma la scelta del testo è dello studente. È quello che credo io. E così, quando c'è maturità, poi c'è anche la capacità di selezionare, ci si riassume la responsabilità. Certo. Se il problema sa, e col testo che hai studiato, certo, non lo superi, però voglio dire, è giusto che ti assumi la responsabilità. Però da parte del professore, se crede effettivamente che quel testo sia più formativo, deve anche consentirlo, perché tiene pure in qualche modo alla sua capacità didattica. Lì dove c'è un riscontro oggettivo, che è l'unica pagina in più, possiamo essere più incisivi nel porre la questione. Ok. Cioè, iniziamo a porre la questione. Io volevo essere. Ragazzi, è anche un problema molto di etica, nel senso che molte persone non hanno il senso della giustizia di ciò che fanno, e quindi fanno le cose pensando di essere impuniti, e quindi noi dobbiamo mettere le persone di fronte alla propria responsabilità. È un tentativo, voglio dire, ma secondo me se ci lavoriamo insieme è possibile. Ok, vi dicevo, sui libri e sul orario delle biblioteche ci aggiorniamo. Non è critica, nel senso che il comune ha detto che chiaramente sulla questione SITA non può fare niente, ma questa c'era bisogno che venivano a scoprire qua. Per quanto riguarda invece la questione trasporti locali, noi abbiamo presentato una serie di problematiche che sono riguardanti sia la flessibilità che gli istituti devono avere rispetto agli orari di ingresso e agli orari di uscita per permettere ai pendolari di poter usufruire del servizio scolastico senza doversi preoccupare anche della carenza del servizio dei trasporti. Sì, abbiamo presentato una scheda tecnica di problemi che hanno i ragazzi che vengono sia da sopra le frazioni sia quelli che vengono da fuori, dove abbiamo elencato proprio i ragazzi il tipo di disagio che riscontrano in quella determinata zona. Rispetto a questa cosa il sindaco prenderà provvedimenti, insomma prenderà visione di questa cosa che a detta sua invece era stata teoricamente risolta, invece adesso con queste carte alla mano probabilmente si renderà conto che il problema esiste ancora ed esiste ancora in maniera grave. Lui ci tiene sempre a sottolineare che il taglio dei fondi
per quanto riguarda i trasporti ha comunque causato una situazione di grosso grosso disagio, noi continuiamo a pensare che qualcosa in più il comune la può e la deve fare, ed è stato questo che insomma è stato detto. Ancora, per quanto riguarda invece le questioni del comodato d'uso, abbiamo praticamente ricevuto tutta una serie di dati che sono stati abbastanza eloquenti. Cioè, in pratica, poi adesso abbiamo anche modo di confrontarci tra di noi, vi dico io quello che ho sentito, magari rischio anche di darvi qualche mia interpretazione, però insomma, dati alla mano, praticamente vengono stanziati dal comune, quest'anno sono stati stanziati 54.000 euro per quello che concerne le cedole librarie, ovvero solo le scuole elementari. Per quanto riguarda le scuole comunque dell'obbligo, come medie e come superiori, a quanto pare non è una competenza del comune, è una competenza della regione, i cui fondi sono in ritardo. Quindi rispetto a questa cosa c'è stato comunque, secondo me, una mancanza di responsabilizzazione rispetto al problema che esiste, perché tanti ragazzi non hanno possibilità di usufruire dei libri di testo. Comunque il sindaco si è premurato di fare un incontro con i presidi delle scuole per assicurarsi che non vengano cambiati i libri di testo e per rendere effettivamente fruibile questo comodato d'uso che in parte dovrebbe esistere. In pratica questa non è stata attuata perché i fondi sono in ritardo e quindi sembra essere un problema della regione. In pratica, oltretutto, pare che dovrebbero essere effettivamente attive all'interno di tutte le scuole le biblioteche della scuola con all'interno i libri di testo con i testi in adozione, ma questo, a quanto meno sentendo diversi ragazzi di varie scuole, succede in pochissime scuole se non in nessuna. Quindi anche questa è una questione da... su cui essere ancora più chiari e su cui voler spingere ancora di più, perché noi abbiamo fatto proposte concrete di cui avremo modo poi di parlare, però noi dobbiamo anche a questo punto capire veramente quanta responsabilità deve avere il comune rispetto a questa questione, perché la situazione è grave, ci stanno un sacco di ragazzi che non possono usufruire del servizio scolastico perché non hanno i libri e, come giustamente diceva Salvo, sottolineava Salvo, spesso anche chi può eventualmente usufruire del comodato d'uso o dei buoni libro riguarda una parte di popolazione, una parte di cittadinanza talmente minoritaria, poiché la questione del reddito è legata veramente a pochissimi studenti, anche chi comunque ne avrebbe davvero bisogno non ci può accedere, allora c'è da fare un ragionamento molto più attento e secondo noi ci vuole anche più responsabilità da parte del sindaco, da parte del comune per intervenire fisicamente, perché da quello che è uscito oggi il comune ha la responsabilità soltanto delle elementari, non della scuola dell'obbligo per quanto riguarda medie e superiori. Comunque, quest'altro è stato un altro punto su cui, che per noi è molto importante e molto caldo e su cui bisogna dibattere e trovare una soluzione assolutamente e una proposta sostenibile. Poi ancora abbiamo discusso dell'importanza di avere dei luoghi dove possiamo studiare. Ci siamo ripromessi un nuovo incontro per dove noi porteremo una proposta su quel che concerne la biblioteca, dove abbiamo chiesto una fruibilità maggiore del servizio, perché la biblioteca al momento secondo noi è inutilizzabile, perché si apre 3 ore al mattino e 1 ora e mezza il pomeriggio, è una cosa veramente che non ha ragione di esistere, perché non ne soffriamo noi universitari che avremmo bisogno di un orario continuato, non ne soffrite voi studenti perché che era proprio 1 ora e mezza il pomeriggio interessa a pochi. E quindi rispetto a questa cosa noi dobbiamo portare una proposta concreta e sostenibile. Il sindaco dal suo canto si è detto disponibile a trovare del personale che effettivamente esisterebbe per garantire una maggiore fruibilità del servizio, però secondo me dobbiamo essere noi a portare una proposta concreta e che sia veramente valida affinché poi dopo possa essere presa in considerazione in maniera credibile soprattutto. No raga, niente, alla fine il sindaco come sempre gira sempre intorno, cioè non si riesce mai a raccimolare qualcosa, quindi il nostro obiettivo è quello di venire qua il 10 novembre e proporre ancora altre problematiche, il 10 dicembre, e quindi niente raga, il nostro obiettivo, diciamo, quello di venire qua oggi e esprimere le nostre problematiche è tutto, noi l'abbiamo fatto. L'appuntamento è per il 10 dicembre e niente raga, questa è la notte dura, non ci fa paura. Vai.
Allora, buonasera, sono Salvo del collettivo studentesco Cavese. Dopo il 10 ottobre, dopo aver bloccato la strada, è salita una delegazione in comune per rivendicare i nostri diritti. Si è parlato del caro libri, si è parlato della situazione attuale tragica dei trasporti, si è parlato un po' di tutti quei problemi che attanagliano Cava. Innanzitutto il sindaco ci ha dato un appuntamento per oggi, 10 novembre, in cui si è parlato del caro libri. Il sindaco ha convocato un tavolo in cui hanno partecipato varie personalità, ma al di là di queste personalità sono mancati dei presidi, dei dirigenti di alcune scuole, abbiamo anche documenti firmati dal sindaco, sono mancati e questi stessi dirigenti poi fanno ostruzionismo e fanno repressione nella nostra scuola dicendo che noi vogliamo solo perdere giorni di scuola, dicendo che noi non vogliamo fare niente all'interno della scuola, vogliamo solo perdere tempo, quando poi ci sono questi tavoli di discussione e non vengono nemmeno. Quindi questi dirigenti devono passarsi una mano sulla coscienza prima di colpevolizzare noi. Si è parlato del caro libri, che il comune comunque potrà fare poco, e poi tramite il comunicato spiegheremo meglio questa cosa. Inoltre si è parlato che noi non abbiamo alcuno spazio pubblico, noi non abbiamo alcuno spazio per riunirci e per vederci in quanto studenti, in quanto cittadini di Cava dei Tirreni, e quindi abbiamo lanciato questa iniziativa e questa rivendicazione che la biblioteca ha orari impossibili, e il comune ci ha promesso che si vedrà meglio con questi orari. Infatti è stato fissato il 10 dicembre come terza data consecutiva in cui noi parleremo, in cui spiegheremo le nostre esigenze e i nostri orari. Sono state presentate delle liste con i ragazzi che hanno presentato il loro disagio con l'orario dei trasporti, e anche su questo verranno fatte delle modifiche e delle agevolazioni. Dopodiché noi come collettivo studentesco Cavese, come unica realtà studentesca presente sul nostro territorio che lavora seriamente, noi ci teniamo a sottolineare questa cosa. Noi non chiediamo l'aiuto del sindaco, noi non cerchiamo un dialogo con le istituzioni, noi ci prendiamo i nostri diritti. Noi non abbiamo bisogno di dire al sindaco, di chiamarlo e di dire oggi vogliamo parlare di questa cosa, metteteci un tavolo di discussione. Noi saliamo in comune perché è nostro diritto, perché noi ci prendiamo l'assemblea e noi ci rivendichiamo i nostri diritti senza alcun intermediario. Dopodiché se la biblioteca non ci verrà data, noi non abbiamo nessun problema a occuparla e a metterci là dentro, perché la biblioteca è comunale, ci spetta di diritto, noi paghiamo le tasse per questo servizio e noi non abbiamo alcun problema ad occuparla e a entrarci. Dopodiché già il sindaco il 10 ottobre ha fatto uscire un intervento in cui diceva, in linea generale usciva, che era nostro amico, che ci ascoltava, che ci ascoltava. Non è assolutamente vero, siamo in clima di campagna elettorale, queste cose sono dei soliti giochi di potere che i politicanti vogliono farci e vogliono sfruttare il nostro lavoro sul territorio. Non è vero. Noi siamo auto-organizzati, ci auto-organizziamo la lotta, non risponde nessuno alla nostra lotta, siamo solo noi. Quindi invito gli studenti a partecipare all'assemblea del collettivo, ad informarsi su cos'è il collettivo, perché noi la lotta ce la gestiamo noi, l'assemblea ce la gestiamo noi. Inoltre, dopo queste precisazioni, invito tutti gli studenti a partecipare al corteo che si terrà a Salerno il 14 novembre, sciopero sociale chiamato da più piattaforme nazionali, in cui si dirà il no al Jobs Act, il no alla buona scuola e il no allo Sblocca Italia, che sono delle riforme del governo Renzi, in cui adesso non posso divulgarmi ancora, però trovate tutte sulla nostra pagina del collettivo sotto forma di nota, perché noi, a differenza delle altre piccole piattaforme, almeno tentiamo di dare un'analisi
e di dire perché queste riforme ci fanno schifo. Trovate tutto quello che è, tutti i contenuti e tutto quello che c'è da dire su queste cose. Quindi ci lasciamo come appuntamento del 14 novembre a Salerno, Piazza Ferrovia, ore 9. Trovate su Facebook l'evento con tutta la descrizione e tutti i nostri perché. Poi volevo ringraziare Radio Vostok che stasera è venuta in maniera repentina, che ha funzionato da megafono e da testimone, perché c'è bisogno comunque di radio e di emittenti che amplifichino la nostra voce e la nostra protesta.